Voi che avete un debole per le storie dell'orrore, alzate i calici e brindate in onore di questo classico ispirato ad un racconto del grande maestro del macabro Edgar Allan Poe. Basta un sorso di terrore da una botte di vino pregiato. Quasi mezzo secolo, giorno più giorno meno, e mai mano mortale ha sfiorato questa nicchia, da che il povero fortunato placò qui la sua sete di vini pregiati. Fino a quel giorno avevo sopportato di buona grazia le mille ingiurie di Fortunato, ma intanto meditavo la vendetta. Davvero un buon pranzo, signor Montressor. Fossero così le sue orribili poesie. Le sue poesie non sono poi male e il suo vino è eccellente. E tu pretendi di essere un buon giudice di vini, signor Lucresi? Questo è appena passabile, imbottigliato malissimo. Lascia giudicare vino e poesia a chi se ne intende come me. Forse la tua poesia sarebbe più bella se tu fossi meno brutto, Montressor. Ma i Montressor sono famosi per la loro bruttezza. Anche tua madre era... Insomma, Fortunato, siamo ospiti del conte Montressor. Rispettato e persino temuto da tutti, Fortunato aveva anche lui il suo punto debole. Si peccava ad essere un gran conoscitore di vini. Ah, che vino ordinario. Fosse un Amontillado, per un vino così si può anche morire. Non gli lasciai mai intuire quello che provavo, anzi, continuai a sorridere. Fortunato non si rese mai conto che sorridevo al pensiero della sua distruzione. Ma lui sa stare allo scherzo, vero Montressor? E in fin dei conti sono io che gli pubblico quei versi cretini. Una sera, al crepuscolo, mentre impazzava il carnevale, incontrò il mio amico che aveva alzato un po' il gomito. Fortunato, che piacere! Pensa che oggi ho ricevuto una botte che gabellano per Amontillado. Io però ho i miei dubbi. Amontillado? Impossibile! Una botte è in pieno carnevale? Ah, sono stato così stupido da pagarlo per tale, senza il consiglio di un esperto. Sto appunto andando da Lucresi a chiederne il parere. Lucresi non distingue l'Amontillado dallo Sherry. Andiamo, portami nella tua cantina. Amontillado. Amico mio, non voglio approfittare della vostra cortesia. Lucresi può venire. Lucresi non può. Portami da questo Amontillado. Ma, amico mio, sei raffreddato. La cantina è molto umida. Non è niente. Amontillado. La servitù era tutta fuori a divertirsi per il carnevale. Avevo detto che non sarei rientrato prima di giorno. Questa ti servirà, è buio, si scivola, fa attenzione seguendomi. È una cantina immensa. Sono le catacombe dei Montressor. Tengo i vini tra le ossa dei miei avi. E la botte? È più avanti. Questo è troppo davvero. Forse è meglio tornare indietro. Chiederò a Lucresi. No! L'Amontillado! Che sono quelle macchie sui muri? Depositi di salnitro, poco indicato per la tua tosse. Andiamo, usciamo prima che ti venga un malanno. Non è niente! Non morirò di un raffreddore. Vero, verissimo. Ecco, un sorso di Medoc contro l'umidità. Il vino gli brillava negli occhi. I campanelli del suo costume tintinnavano. Eravamo ormai nei più profondi recessi dei sotterranei. Siamo sotto il fiume. Vedi l'acqua che gocciola fra le pietre? Il salnitro s'attacca come muschio. Dovremmo tornare, la tua tosse... Non è niente! L'Amontillado mi aspetta. Ma prima un altro sorso di Medoc. Quanti sepolcri! I Montressor erano una grande e numerosa famiglia. E orgogliosa. Passammo oltre una fila di basse arcate, arrivando infine ad una profonda cripta, dove l'aria pesante impediva la fiamma delle candele di brillare. Siamo in un vicolo cieco! Prosegui, Fortunato! L'Amontillado è in quella nicchia! Montressor, è vuota! Dov'è l'Amontillado? Bastò un attimo per incatenarlo al muro. Era troppo sbalordito per opporsi. Ma Montressor... Vicino alla nicchia c'era un mucchio d'ossa. Le scostai e trovai calce e mattoni, proprio dove li avevo messi. Montressor, mi prego! Passa la mano sul muro. È umido, vero? Lascia che ti implori per l'ultima volta di tornare indietro. No? Allora temo proprio che dovrò lasciarti qui. Con cazzuola, calce e mattoni... mi diedi con vigore a murare la nicchia.
Non puoi fare questo, Montresor. Ti prego, qualunque cosa possa aver detto o fatto, ti prego. Non devi... No, ti prego, no! Aspetta. Ah, ora capisco. Un bello scherzo. Magnifico, davvero. Ci faremo un sacco di risate bevendoci sopra. La Montillado. Sì, la Montillado. Ma non si sta facendo tardi. E mia moglie e gli altri ci aspettano. Andiamo ora. Sì, andiamo. In nome di Dio, Montresor. Sì, in nome di Dio. Riquiescati in pace, Fortunato. Amen. Nascosi il muro fresco dietro un mucchio d'ossa. Per mezzo secolo, a parte me, nessun essere umano turbò mai il loro riposo. Ehi, cos'è questo rumore? Acqua, il fiume! Per mezzo secolo è penetrato goccia a goccia nella nicchia, riempiendola, aumentando la pressione. Devo uscire di qui. Il muro potrebbe crollare da un momento all'altro. La scala! Posso farcela prima che la cripta sia inondata del tutto. No! Le mie gambe! Impigliate qualcosa! Mi trascina sotto! No! Pensate un po'. Dopo tutto quel da fare, il vino è annacquato. Ma se volete qualcosa di forte per tirarmi su di spirito, è meglio gustare la prossima storia. Ubriaca di terrore.